Ok ragazzi, sono ritornato qua. Salve a tutti e comunque benvenuti ancora una volta sul canale di LeonTrip e bentornati in un altro episodio di Resident Evil 2 Remake. Allora ragazzi, l'ultima volta si bloccava quando arrivavo qua, adesso non si blocca più. Avete visto? Perché non si blocca più? Non lo so, però ho aggiornato i driver della scheda video, quindi non si sta più bloccando. Ok, sono tornato, scusate un momento, ma avevo dei problemi con la qualità texture. Ah, ok, ecco la porta di fiori, vedete? Qui c'era la porta di fiori, ragazzi, che noi non abbiamo mai visto. E questo cos'era? Questo invece era dei cuori. Va bene, andiamo prima in quella di fiori, ragazzi, visto che abbiamo la chiave. Cioè, sì. Vorrei usarla la chiave, grazie. Dimmi che non mi serve più. Questa chiave? Non lo so, ragazzi, però vediamo. Sì, infatti non mi serve più. Oh, Cristo. Cosa c'è? Tu hai della polvere da sparo. Cosa stai cercando di raggiungere? Vabbè. Cos'è questo? Ah, 2, 6, 11? No, 6, 2, 11. Ah, cacchio, è la combinazione della cassaforte, credo. Data, 14 agosto 1998, luogo RP di Salatese 2F. Motivo della confisca. Un uomo sospetto è stato trovato nel luogo sopracitato. Avvicinato da un agente. Ha tentato una fuga, fingendosi confuso, ma è stato arrestato. Gli è stato confiscato un biglietto, nota. Non è un segreto che si tratta di Justin Hanson, 39 anni, residente in città, celibe, assiduo frequentatore delle nostre celle. Non è cattivo, ma è affetto da cleptomania. Ancora non credo che abbia cercato di provarci anche in una centrale di polizia. C'è un pezzo di carta in una busta di plastica. Ok, quindi era 6-11-2. Ma perché cacchio? Questo è per scavalcare il momento, però. Ah, porta gioie, fantastico. Quindi sappiamo dove mettere la nostra gemma. Allora. Sì. Qui che c'è? Qui non c'è niente. Telefono. Ah, cazzo, proiettili, sì. Vabbè, proiettili, sì, Altro? No. Vabbè, da qua però non possiamo uscire perché c'è la cosa di Grande Leon. La porta di cuori. Vabbè, chi se ne frega, ma tanto ce l'ha vetrata rotta, ragazzi. Sì. Ma che cacchio dovrei uscire da là? Non ha senso sta cosa. Invece ha molto senso sta cosa. Merda. Ma sono riuscito a sfuggirgli? Come cazzo ho fatto? Scusate. Scusi, signore, ma io vorrei vedere che cacchio c'è in questo armadietto. Proprio la spada di alta qualità gialla va bene. Ok. Allora, ragazzi, no, perché quando registro scatta, allora. Ok, ragazzi, vediamo se così va un po' meglio. Sembra di sì. Va bene. Ho dato un po' di effetti, praticamente. Allora. Non dovevamo andare qui, giusto? Perché qui si scende, si va lì alla stanza degli interrogatori e basta. Ma sbaglio, qui è aperto. Boh, vabbè. Allora, vediamo un po'. Ma dove cacchio dobbiamo andare noi per andare? Allora. Porca puttana, no, non ci torno più, scusate. Vabbè. Se n'è andato. Non se n'è andato per un cacchio. Vabbè, cioè, vabbè, cosa ci devo fare io? Devo passare di qua. Scusi, è l'unica strada. Che cazzo te ne frega? Qui era quella di cuori. Non ci possiamo andare. Come cazzo ci arrivo io ancora di là? Non mi ricordo più. Vabbè, andiamo a mettere sta cosa, per favore. Dov'è la cassaforte? Allora, il documento diceva che. No, scusa, 6 sinistra, 2 destra, 11 sinistra. 6, 2, 11. Quindi, allora si fa. Aspettate. 6.
2, 11. Perché prima non ha funzionato? Vabbè. Cosa abbiamo qua? Compensatore della pistola. Cosa fa sto coso? Una parte modifica per la matita che riduce il rinculo e il rilevamento con il gas. Ah, ah. Va bene, combina. Cazzo. Potente. Va bene, no, no, lei se ne vada. Allora, visto che noi non dobbiamo andare di qua, ragazzi, adesso io cercherò. Cosa abbiamo nell'inventario? Non abbiamo più niente, a parte il portagioie. Proviamo ad andare a vedere che cosa c'è in questo portagioie. Magari, non si sa mai. Poi al limite io andrò a. Cambiando però quelle impostazioni là, fa un po' schifo, vabbè. Allora, proviamo ad andare a vedere sta gemma qui. Prendila. Adesso, ragazzi, combiniamo queste due cose. Perfetto, era proprio così che si faceva. Cosa c'è qua dentro? Distintivo Stars. Ah, era quello per andare a prendere il mitrozzo. Solo che io laggiù non riesco più ad andarci. Non mi ricordo dove andare per andare laggiù. Cazzarola. Momento. Allora, ragazzi, adesso io vi taglio fin quando non ho trovato la strada per andare a quel maledetto. Quella maledetta strada, insomma. Allora, ragazzi, ho capito dove andare. Intanto che questo cerca di afferrarmi. Praticamente non ci crederete, ma sono dovuto andare a vedere il mio vecchio video perché non mi ricordavo assolutamente. E dobbiamo andare qua dove c'è sto moncherino. Qui. Allora, vi faccio vedere la strada. Praticamente qui dobbiamo andare nella guardiola per arrivare al punto. Praticamente dal piano terra dobbiamo entrare da questa porta qua, dove c'era la serranda, fare questo giro qua del corridoio e entrare nella guardiola, che era dove c'era il tizio che abbiamo praticamente cercato di tirare fuori dalle sbarre, che io me ne ero praticamente dimenticato di quest'area. E in pratica, scusate, perché qua mi dice. Aspetta, 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 c'è qualcosa. Stupido coso, c'è qualcosa, mi fai prendere sta cosa? Vedete, un coltello qua, mica l'avevo visto. Allora, porcaccia la miseria, però qua c'è pieno, eh. Allora, un momento. Lei probabilmente. Ok, visto che ce l'ho, che l'abbiamo trovato, utilizzalo. Posso riprenderlo? Grazie. Allora, dobbiamo riuscire a passare da questi però. Veramente non volevo sparare quello. Facciamo finta di sì, eh. Che cazzo? Fanculo anche il moncherino a terra, cioè. Vabbè, me ne vado. Visto che sto sprecando vita assurda per niente. Questi non passano. Perfetto. Qua facciamo una cosa, visto che ce le abbiamo, le blocchiamo. Così almeno in questa zona stiamo sicuri. E qua ci dovrebbe essere la stanza di salvataggio. È vero? E beh, certo. Porca miseria, ragazzi. Va bene. Allora, apriamo. No, non posso aprirlo. Vabbè. La chiave comunque adesso non ci serve più. La depositiamo. Non so se l'avevo depositata prima oppure no. Ma ho ricaricato tutto. Lo spray lo deposito perché tanto non lo userò mai. Siamo in attenzione. Proviamo, ragazzi. Proviamoci. Perché la miscela. Vabbè, l'erba blu me la terrei. Mi sa che siamo costretti a usare lo spray, ragazzi. Perché. Se no non ce la faccio. Scusate. Cioè, mi sono intrigato, ma. Vabbè. Sapete com'è, insomma, io la mia memoria. Dobbiamo passare da qua per andare. Eh sì. Mannaggia. Vabbè, speriamo che quel coso non venga anche qua giù. Allora, ragazzi, momento, eh. Poligono di tiro. Non ci andiamo a fare niente. Qui c'era una porta, cos'era chiusa? Porta chiusa. Vabbè, noi abbiamo il componente, dobbiamo andare, però intanto lo scartiamo, eh. Dov'è? Dov'è? Non si può scartare. Ok. Perfetto. Abbiamo il nostro componente elettrico. Mi terrei il coltello, ragazzi, per. Qua c'è un exit.
No, sì, infatti si va di qua. D'altra parte, ragazzi, è tutto blu, quindi è a posto. Questa porta qua è chiusa, vero? Sì, è chiusa. Va bene, ok, proviamo ad andare qua giù e andiamoci a prendere la tessera. Vediamo dove possiamo andare questa tessera. Qua mo si rialzeranno tutti, ovviamente. Porca troia. Eh sì. Questo si sapeva che si alzava. Però uno almeno, ragazzi, provo a toglierlo. Sei morto o ti devo sparare ancora? No, no, gli devo sparare ancora. Basta! Che miseria. E stai giù! Me lo dai sto coltello adesso? Sì. Cazzo, l'abbiamo già praticamente distrutto. Ok, ma questi si... Porca miseria, questi si... Verranno tutti fuori. Proprio da sparo ne abbiamo, ma non per i colpi per la pistola. Abbiamo... Per farci colpi per il fucile, però naturalmente non li farei. Proviamo ad andare avanti così. No, io qualche colpo, ragazzi, me lo devo per forza fare. Eh sì, purtroppo ci tocca. Componente, proviamo a metterlo. Mamma mia. Ok, abbiamo messo il componente elettrico. Ah, dobbiamo anche fare ste cose, non ci credo. Così, così. Boh. Ah no, dobbiamo fare coincidere tutte e due, sia il rosso che il verde e il viola. Possibile, ragazzi. Possibile questa cosa. Vabbè, questo qua lo metti qua. Ah no, vedete, questo è sbagliato. Vediamo. Solo con uno e poi dopo andiamo a far l'altro, vediamo, ma... Prova. No, mi sa che bisogna farle coincidere tutte e due. Quindi le celle si apriranno tutte assieme, ovvio. Ah no, non si interrompe per un cacchio. Sì, ma non lo volevo aprire subito. Oh Cristo. Ah no, si è aperto solo questa? Possibile, ma figurati. Trascrizione intervista. Ah, ok, l'ha trascritto, ha trascritto praticamente quello che ha detto. Va bene. Tessera del parcheggio, va bene, la prendiamo. Anche perché... Perché si sono spente le luci? Cosa stanno cercando? Non lo so, però io starei lontano da qualcosa di... Nota di Ben. La centrale è invasa da quei mostri. Riesco solo, riesco a sentire i loro lamenti anche da qui. Ma non sono loro che mi spaventano. Nome in codice Tyrant, l'arma biologica definitiva. Sviluppata da quei bastardi nella massima segretezza. Il solo pensiero che quella bestia sia qui intorno è molto probabile che abbiano ordinato di eliminare ogni testimone. Perché non accendi la torcia, Leon? Perché c'hai paura della luce? Vabbè. Ok, adesso qua sono cazzi. Si mette male. Se abbastanza, lo sapevo.
Conviene scappare, ragazzi, secondo voi? Sì, perché dice che non c'è niente qua. Questo si apre adesso, no? No! Non si apre per... Cazzo! E quindi? Quindi che si fa? Ci vuole la granata qua. Stai lontano. Stronzo! Ma no! Beh, coltello lo lasciamo lì, eh. Brutto bastardo. Uno lo devo schivare. Non è vero. Ci ammazzano. Ci ammazzano, sì. Vabbè, è impossibile, ragazzi, passare da qua. Allora. Vabbè, siamo morti, abbiamo capito. Buon appetito, eh. Ok, ragazzi, fortunatamente mi ha salvato da qui e quindi... Abbiamo ancora tutta la nostra roba? Sì. Vai. Ma no, mi faccio la corsa. Sì, sì, mi faccio la corsa, ragazzi. Che cacchio. Sì, ma non è possibile che escono così in fretta. Merda. Cristo. Qua ci voleva la granata, eh. Merda. No, ma non riesco a passarci, neanche se vuoi. Attenzione, però, perché forse... E niente. Si mette male. Tanto male. Scusate, ma questo? Ah, ok, era questa porta. Porcaccia la miseria, che cacchio ne so. No, vabbè, ma allora... In che stiamo scherzando, dai? Non è possibile sta cosa. Sì. Dio. Dove cacchio sono finito qua? Sono nell'altro braccio, sono. Cazzarola, qua che c'è? Ce li ho tutti dietro, ragazzi. Tutti dietro. Cristone compreso. Ma porca, c'è la miseria. Guardalo qua! Bastardo! Vaffanculo. Vattene, vattene, vattene. Leo, ma che cacchio ci stai a sprecare anche i colpi? Ma no, ma no, ma vattene. Via, via, via. Che cacchio, aprila, oh. No, vabbè. Salve. E i muri? Ah, da. Serviresti tu. Grazie. Oh, Cristo. Infatti, lo fa. E con quei tacchi lì devi guidare di un bene. Ma sei scemo? Potevi ammazzarmi? Potevi ammazzarmi? È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenesse il conto. Ehi, questo non è un gioco. Non posso crederci. Ma qui non muore niente. Eh no. Tutto bene. Hai con te la tessera? Sì. In realtà sì, però... Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamocene. È tutto sto casino, la tessera la usa lei. Ho fatto un culo così per prenderla, eh. Meglio non farmela usare. No, infatti la devo usare io. Meno male. Almeno una soddisfazione. Ok? Andiamo sta tessera. Fuga dall'incubo, però ragazzi, noi avevamo fatto tutto. Non so, qua c'è una porta chiusa ancora.
qualche altra porta chiusa e stanza che non abbiamo visitato. Ma sì, c'è l'ufficio del commissario. Vabbè, ci ritorneremo allora, sicuro. Aspetta. 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 Ada, con calma. Ah, sta ascoltando l'affare. Ha già saputo quello che doveva sapere? Era l'informazione che voleva? No. Purtroppo no. Ben ha fallito. Allora che cosa cerca esattamente? Altre informazioni su chi ha causato il disastro. Qua è tutto verde, non c'è niente da prendere. Credi di poter salvare il mondo? Sono qui! Ho detto a Branna che avrei cercato aiuto. Buona fortuna, allora. Speriamo. Non stiamo messi benissimo, Andiamo da Gunshop Kendo? Mi sembra una buona idea. Scusate. No, mi sembra una buonissima idea in realtà a me, No. È bloccata. L'unico modo è passare per quel negozio. Ma allora avevo ragione io, ma sei scema? Apri sta porta, dai. Aprila. Che fa col grimaldello? Mamma mia le skill. Attenzione. Porca miseria, ci ha messo 2 secondi. Ma sicuro che sia dell'FBI? Vabbè, il disastro è un cacchio. Qua ci saranno delle munizioni in giro, no? No, c'è una granita. Canna lunga. Vabbè, canna lunga, no? Vabbè. Non so neanche cosa fa sta canna lunga. Ma la torcia, accendiamo, Leone, oppure no? No, ma chi se ne frega della torcia? Niente, qua non ci, mi sembra che non c'è più niente. Non muoverti. Non le farò niente. Ho un tetto. Non muoverti. Ho una cazzo di canna lunga e non ho paura di usarla. Prego di abbassare l'arma. Stai zitto. Adesso ti giri e torni indietro. A sua figlia servono cure. Non dirmi come trattare mia figlia. Buttalo. No, aspetta. Spostati. Va eliminata prima che si trasformi. Eliminata. È la mia bambina, cazzo. E vabbè. Ada. Lasciamo stare. Emma. Tesoro, ti ho detto di stare dentro. Mi sa che Emma adesso ti fa... Ti fa il culo. Sì, cara, papà è qui. Sono qui. Ok? E vabbè, pace. All'anima sua. Quelle cazzo di cose là fuori. Guardate che hanno fatto. Adesso gli dà una morsicata. Sei un poliziotto. Dovresti sapere perché, come diavolo è potuto succedere. Ora di cena? No? Era il nostro angioletto. Oddio, che tristezza, però. Mamma dorme, tesoro. Ok. E ora farai nanna anche tu, ok? Emma? Oddio, lo fa davvero. Lo fa sul serio, vero? Andate via! Lasciateci in pace! Non c'è problema! Dio, che tristezza! Va bene tenere all'oscuro me. Ma perché lui? Cazzo! Voglio scoprire che succede qui. E fermare chi c'è dietro. Aiutare persone così. Per questo sono entrato in polizia. Io devo fermare l'operazione dell'Umbrella. Potremmo morire. Vabbè. Voglio salvare questa città. Io ci sto.
Wow. Semplicemente wow. Insomma, non si... Cioè, sbaglio o si vede sempre di meno qua? Leon, hai una cazzo di torcia, usala! Ada? Di qua? Andiamo, va. Conosci l'Umbrella Corporation? È un'azienda poco. Che produce segretamente armi biologiche. Mm. Hanno un virus. Trasforma le persone in creature indistruttibili. Questo spiega tutte le cose orribili. Vabbè. No, ma sul serio stiamo all'Umbrella? Sul serio stiamo all'Umbrella? Per questo sto cercando Annette Burke. È la ricercatrice dell'Umbrella che ha diffuso il virus. Devo neutralizzarla. Ok. Si può andare un po' più velocemente, Ada? Signore Ada? No, con calma, Ada. Vabbè. Ada. Ma Leon, cacchio, hai una torcia, no? Da qui arriva... Lo usi solo quando ti pare a te, vabbè. A quanto dice, le fogne sembrano un posto adatto a lei. Puoi dirlo. Dopo di te. Wow, grazie. Prima le signore? No, prego, insisto. Prima le... Vabbè. La torcia, Leon, porcaccia la miseria, la torcia! Non riesco a immaginare uno scienziato qui sotto. Per il QG così si arriva al laboratorio segreto dell'Umbrella. Andiamo. Le fogne sono gestite dal comune. Invece... Come possono nascondere alle autorità una struttura così? Beh, benvenuto in America. L'Umbrella controlla Raccoon City da anni. Wow. Anche il parco? Anche Mr. Raccoon, peccato. Porca miseria. È un terremoto. No, ma che. Okay. Sì. In realtà sì. Cos'è sta roba? Grandissimo. È verde? Sì. È sempre azzurro, ragazzi. Però io dico verde, vabbè. Voi non fateci caso, comunque. Non era un terremoto. Stai all'erba. Io solo so cosa c'è. Scusate, eh. Non è perso fiducia, ma io dovrei controllare un po' dappertutto perché i colpi fanno un po' schifo. Wow! Ok, perfetto. Allora, io salvo la partita qui. Chi se ne frega, ragazzi, di tutto il resto? Bene, ok. Quanti cacchi ce ne sono qua? Va bene, salvo qui, ragazzi. Voi fatemi sapere la vostra, io mi fermo qui con Resident Evil 2 Remake. Vabbè, si vede sempre di meno in questo gioco, ma... Magari alzo un po' la luminosità perché su YouTube... Sapete che... Tende sempre a scurire, però va bene. Così magari nel prossimo gameplay abbiamo la luminosità un po' più alta. Ecco qua. Giusto? No, è uguale a prima. Va bene ragazzi, perfetto. Ci vediamo al prossimo gameplay. Fatemi sempre sapere la vostra. E aiutatemi a far progredire il canale mettendo un like e condividendo questo video sui vostri social. Ciao a tutti e grazie per essere stati con me. Ciao raga!